La Regione Marche e Federsanità ANCI promuovono la campagna Una scelta in comune, un progetto che permette a chi richiede o rinnova la carta d'identità di esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione degli organi firmando un semplice modulo. Il progetto è stato avviato a titolo sperimentale nei comuni di Ancona, Ascoli Piceno, Chiaravalle, Fabriano, Fermo, Pedaso, Porto Sant'Elpidio, San Benedetto del Tronto e Senigallia. Si chiama una scelta in comune perché viene sostenuta da 9 comuni che partono come progetto di sistema, anche se progetto sperimentale, speriamo poi si allarghi a tutte le Marche. Serve per incrementare la donazione di organi, dove noi abbiamo già un record a livello italiano come massimi donatori di organi, e quindi migliorare anche prestazioni sofisticate del nostro servizio sanitario regionale che si riferiscono ai trapianti. Io penso che questa iniziativa, bellissima, una scelta in comune, ci aiuti perché? Ci aiuta perché il cittadino è chiamato a decidere in un momento in cui è tranquillo, non si trova alle prese con un lutto in famiglia. Per cui, secondo me, è senso civico pensarci alla donazione nel momento in cui si è più tranquilli, si va a chiedere la carta d'identità semplicemente, non si è angosciati da quello che sta succedendo in rianimazione, magari di perdere un familiare che non si era espresso in vita. E quindi il peso sta alla famiglia nel decidere della donazione. Sono sicura che aumenterà il consenso alla donazione. Testimonial dell'iniziativa l'attore Cesare Bocci. Pensando a quello che si stava facendo, non potevo dire di no, perciò eccomi qua. È un ulteriore passo verso una civilizzazione della nostra società. Si snelliscono tante procedure, la gente può scegliere direttamente di donare gli organi, è la cosa più civile che possiamo fare. Prima era un pochino più complicato, con questo esperimento speriamo che aderisca sempre più gente a una cosa che può servire a tutti noi.